Come di consueto, siamo al ristorante Raieux di Cavi Borgo. C'è già stata una ricca polemica sull'entità della pasta, o lunga o corta, perché stasera il nostro chef Lorenzo Dasso di Raieux, pescatore, architetto e bracconiere di grande vaglia, questa sera vuole farci un primo e dobbiamo però chiedere a Lorenzo di che cosa si tratta. Si tratta di un piatto fatto con due componenti fondamentali, uno che si trova tutto l'anno, l'altro che si trova proprio nel periodo invernale, un piatto della nostra regione, e vediamo di che cosa, quali sono gli ingredienti. Facciamo una spaghettata, un primo. Una pasta asciutta nel periodo invernale ci sta benissimo perché ci scalda, sono carboidrati, quindi fa molto molto bene anche dal punto di vista salutistico, oltre che organolettico. Vediamo gli ingredienti. Carciofo spinoso di Albenga, ahimè punge, ma è un prodotto straordinario. Muscoli in ustrede e spesa, per chiamarli come il nostro grande Fabrizio De André, aglio e prezzemolo tritato, un po' di vino bianco, olio extravergine di oliva, pepe e le tanto dibattute penne. Dobbiamo dirlo con tutta onestà, è da circa un quarto d'ora che stiamo discutendo, no, dibattendo. Scusami, la maestra ha detto: ma che penne, che fai spaghetti? Le fea? O cioè, sei in testardia, mi dici che penne? Ma veniamo mica da lotto. Allora, scusami, no, è colpa mia che ti ho chiesto le penne, perché mi sembrava che fosse più logico con il carciofo mettere una pasta corta. Ma anche alle signore le, no, con la, però va bene, giù. Pasta corta no, perché nella cozza si conficca dentro e quindi una parte viene, come dire, annullata, cancellata, poi quella che è all'interno del guscio cattura completamente il sugo, quella che invece è fuori a me risulta poco condita. Io avevo suggerito addirittura, siamo appena trascorse le... i maccheroni di Natale. Allora, la mamma dice però che sono indicati, è vero? I maccheroni sicuramente vanno meglio che le penne corte. Ahimè, si tratta qui di decidere. Indubbiamente l'elemento fondamentale è che una pasta lunga, sia questa che lo spaghetto, che non va a infilarsi nella nicchia della cozza. Va bene, vedremo come possiamo risolvere. Come possiamo risolvere questo annoso problema? Iniziamo. Vediamo. Allora, cominciamo in una. Qui come al solito cominciamo con due cotture fondamentali. C'è stata una controversia, però ritengo che la signora Carla sia riuscita a convincere l'altro chef titolato, cioè Lorenzo, a fare una ricetta un po' più, come si dice, all'antica. Cioè, la Carla sostiene: facciamo aprire i muscoli, li sgusciamo e poi li mettiamo in padella insieme ai carciofi. E Lorenzo dice: sì, però la gente vuole anche vedere il colore. È giusto, Lori? Sì, non dimentichiamo che purtroppo esistono due fattori. Io lo ripeto sempre e lo dico molto spesso. Uno che appartiene al dramma della nostra epoca, del nostro mondo. Ormai non si mangia più. Ormai, purtroppo, ahimè, si prende il cellulare, si fa una foto e la si manda in rete. Facebook, tutti i canali, Instagram. E lì il pasto è finito. Questo è il dramma del nostro tempo. Vogliamo contribuire ad alimentare questo o no? Insomma, credo che non sia questa la nostra missione. Indubbiamente, però, anche la pigrizia dell'uomo moderno, vedi le insalate prepulite, prelavate, vedi gli spinaci prepuliti, prelavate, a me però non sappiamo ancora, c'è la scienza, l'Istituto Superiore di Sanità, che proprio in questi giorni sta studiando che cosa succede all'insalata dopo 4, 5, 6 giorni, perché quella è la durata, e all'interno di un contenitore prodotto con petrolio di sintesi, perché quella è plastica, non dimentichiamolo, che cosa succederà anche di questo. Allora,
La riflessione qual è? Possiamo indubbiamente sgusciare i muscoli, i carciofi li abbiamo tagliati sottili e sottili dopo averli puliti e spinati, però non c'è dubbio che anche l'occhio vuole la sua parte. La cucina, oltre alla parte organolettica, ha anche una parte che indubbiamente è altrettanto importante, quella della presentazione del piatto. Vedremo cosa succede con un piatto, e io credo che qui valga la pena anche cogliere l'occasione di questa puntata per verificare un piatto pallido ma comodo, o un piatto invece allo stesso modo, con gli stessi ingredienti, però decorato naturalmente, senza ornamenti. Io sostengo che chi guarda le cose che tu fai vedere è, porca galera, è sempre un appassionato di cucina e ha piacere di capire anche come si arriva al prodotto finito nei vari passaggi. Poi, se me lo devo fare in casa, onestamente, me li sguscio prima i muscoli, perché poi mangiando diventa un problema. Hai capito? Allora, se lo facciamo vedere così, credo che non facciamo un torto alla colorazione artistica del piatto. Speriamo. Ne fermi un quel penno in quei spaghetti? Mettiamo un po' di carciofi, quantità necessaria per fare tutto quello. Facciamo saltare un attimo. Per qualche istante. E metterli senza guscio, che allora ti togli il problema che la penna va a finire nel guscio. Aggiungiamo un po' di acqua di cottura dei muscoli. Adesso, in questo caso, durante questa serata dedicata alla prova del cuoco, vedremo come poi proseguiamo con due sfumature diverse. Però, a mio avviso, questa correzione ci consente di riuscire a fare questo piatto con le penne, mentre su questo, che a mio avviso dal punto di vista compositivo e anche decorativo è molto equilibrato, mentre questo lo ritrovo un filino pallido, però credo che entrambi li siano buoni risultati. Una volta arrivati alla, come dire, all'apertura dei muscoli, andiamo a sfumarli leggermente con un poco di vino e lo facciamo sfumare. Per completare, come dire, l'opera, andiamo a tostare un po' di olio e pan grattato in una padella per andare a, come dire, a tensarlo un filino
e a completare il piatto. Siamo ormai, come dire, in cottura d'arrivo, aggiungiamo una spolverata di pepe, perché a differenza del peperoncino, che fa parte della nostra tradizione, e direi che ormai i due sughi sono arrivati a completare. Scusami, una domanda: perché lo aggiungi adesso e non quando c'è già la pasta saltata? Lo aggiungo adesso perché sennò rimane troppo separato. Risulterebbe, se noi lo aggiungiamo dopo, quando c'è la pasta saltata, come dire, un accessorio, mentre così va a completare e ad a formare, come dire, un addensante per il sugo, che diversamente potrebbe risultare, come dire, un po' slegato. Questo sicuramente ci aiuta a legarlo di più. Spostiamo i gusci come delle cozze, perché sennò facciamo il salto della penna. Il pan grattato ci va a finire nel guscio. In questo modo, come vedete, andiamo a contribuire a addensare il sugo. Mettiamone poco, perché sennò poi ovviamente mettiamo troppo sopra. Fatta questa operazione, come dire, non ci resta che rimanere in attesa della cottura della pasta. Delle paste. Questa prima parte di questo piatto, direi che siamo, come dire, arrivati a ultimarlo. Ahimè, come dicevamo prima, anche l'occhio vuole la sua parte e, a mio avviso, se mi posso permettere, risulta, come dire, un po' pallido. Delle due l'una: o ci aggiungiamo due guscetti sopra per decorarlo, o aggiungiamo che il baffo di Giuliano tanto gli garba, due olivette sarebbero gradevoli. Però insisto che chiunque lo faccia a casa poi se le sguscia preventivamente, no? Perché non potrebbe essere altrimenti. Ecco, come vediamo, già l'aspetto cambia. E direi che questa prima parte di questo primo piatto potremmo già cominciare a impiattare. Facciamo addensare leggermente questo. Lo facciamo saltare. A questo punto direi, fate attenzione, prestate molta attenzione. È un bel piatto, eh? Fantastico! Questo è un bel piatto. Direi che anche questa seconda parte della prova dei cuochi è arrivata piatto. In fondo. Ora vedremo un po' se è meglio uno o meglio l'altro. È preferibile quello lì. Potremmo metterla ai voti, facciamo un televoto? Allora ragazze, voi che avete visto tutto, qual è meglio? Questa con le penne o quella con gli spaghetti? Mi piace più questa. Penne. Siamo già 3-1. Spaghetti, siamo 3-1. La mamma si è già espressa. Sembra che adesso sia, come dire, addensata perfetta. Non ci resta che impiattare. Devi mettere tutto. No, dai, diamo un decoro a questa cosa.
così ne assaggiate due. Augurarvi buon appetito, a questo punto che dire? Via con la... Vorrei dirti che ho convinto la tua signora ad assaggiare le penne, che mi hanno veramente detto che preferivo gli spaghetti. Come vedi, assaggia un po' gli spaghetti. Però a questo punto sentiamo anche i nostri telespettatori. Sì. Facciamo... Sì. Alziamo le palettine blu o verdi. Allora, abbiamo mangiato tutto, però devo onestamente riferire che gli spaghetti erano meglio delle penne, forse perché mi azzardo a dire che le penne con l'aggiunta delle olive abbiano avuto una deviazione dal gusto, il gusto del carciofo non si sentiva nella penna, invece nello spaghetto sì, quindi... Si è trattato di cercare, bisogna, come spesso dice anche Giuliano, dare un colpo alla botte, un po'. Come ti dici, Giulio? Dico d'altronde. Lorenzo da Sorrento. Arrivederci.